Amici cari, un altro paesaggio di gusto, questa volta nella bella città di Treviso, per parlare proprio dei vini del territorio. E per farlo al meglio abbiamo raggiunto la casa di un caro amico, Michele Bressan, che proprio lui di questi vini sicuramente ne sa più del sottoscritto. Michele caro, lascio a te la parola perché dobbiamo parlare di vino, ma non solo, ma iniziamo, come ho detto, del vino di Treviso. Ovviamente parlando del vino di Treviso si parla del Prosecco che la fa da padrone, sì. Che ormai la sua fama ha superato i confini nazionali e tutto il mondo. È conosciuto in tutto il mondo, ma comunque Treviso non è solo Prosecco, sì. Ma ci sono altre espressioni tipiche del territorio. Per esempio? Raboso, quindi Raboso nella zona del Piave, sì. Chiaramente il Prosecco pensiamo a Conegliano Valdobbiadene, mentre per quanto riguarda Raboso è più un vino che viene nella pianura. Che è un'uva che si vendemmia tardi, mi pare. Sì, però. È la più tardiva di tutte. Ecco, esatto. Una volta si raccoglieva addirittura a novembre. E poi dicevo, abbiamo altre tipologie di vino. Abbiamo un'altra uva che nasce nella provincia di Treviso, è il Manzoni. Sì. Il Manzoni è in realtà un incrocio di Riesling per Pinot, sì. Ricercato, studiato dal professor Manzoni, che era preside dell'Istituto Enologico di Conegliano. Negli anni 30, certo. Credo, se non erro, e ha preso piede soprattutto da noi, ma ormai lo troviamo in Trentino, lo troviamo vero, anche qualcosa in... Ed è un vino interessantissimo. Io ho detto la casa di Michele, in realtà questa è un'enoteca importantissima, perché è un punto di riferimento per i trevigiani. Qui siamo a Verovino, troviamo vini di tutta Italia e non solo, noi ci siamo chiaramente concentrati sul territorio, ma vini che poi Michele e il suo staff di lavoro abbina a prodotti tipici sia della terra, di questa terra, ma anche di altre regioni d'Italia, come questi formaggi per esempio, e salumi. Sì, mi piace fare una ricerca nel territorio, sì. E poi portare nella mia tavola le esperienze che faccio anche girando l'Italia, certo, in solo. Certo. Tu proponi anche piatti caldi, perciò mi parlavano di, sì, cose sfiziosissime, tipo? Cose semplicissime, ma non ho, a seconda dell'estero, comunque si trova sempre una pasta con un ragù che faccio, sì, io, poi avendo dei prodotti anche in vendita, sì, tipo dei pomodori che arrivano dalla zona del Vesuvio, eccetera, si fa anche una pasta espressa. Abbiamo dei tortellini di Valeggio. Parlavano di trippa? La trippa, certo. La trippa è un piatto che a me piace molto. Piace anche a noi. E mi dicono anche al regista Pietro Marcellino. Senti Michele, noi purtroppo abbiamo pochi istanti, perciò completiamo così il tuo intervento. Ci promettiamo e ripromettiamo di tornare a trovarti ancora per parlare magari di vini di altre zone qua del Veneto. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, Vero Vino qui a Treviso. Un grazie va anche all'amico Alvaro De Anna che collabora a questi nostri interventi e vi invito a venire a bere questi grandi vini e mangiare questi ottimi prodotti. Ai prossimi appuntamenti con Paesaggi di Gusto.